Se molto tantissimo non vincere, allora sì, no, sì, no, sì, in casa dobbiamo continuare con il nostro rollino, perché insomma abbiamo fatto bene finora. Le statistiche dicono che da novembre a oggi, insomma, siamo una di quelle che ha sfruttato meglio le partite casalinghe, e quindi dobbiamo dare continuità alle nostre vittorie in casa. È chiaro che la partita non è che è così scontata come si può pensare, perché io sono convinto che domani avremo da battagliare parecchio, che la Ternana, al di là della classifica che non guardo mai, ho visto le ultime gare, ha vinto in casa col Cittadella, dove noi avevamo fatto una pessima figura, anche nella partita col Perugia è stata molto sfortunata, poteva tranquillamente pareggiare, quindi ci aspetta un compito difficile, guai a sottovalutarlo. Senti, pensi di assoldare qualche cuciniere in più? No, io questa è una cosa che ho fatto in settimana, ho provato alcune cose, alcune alternative, alcuni sviluppi tattici che non disdegno, che in passato in altre squadre ho anche fatto, ma che è chiaro oggi per farlo qui da noi occorre un attimino un po' più di tempo, perché poi sono importanti gli equilibri, sono importanti tante cose, non è che tu, e perché non è scritto da nessuna parte dall'altro che metti tanti attaccanti e c'è vittoria certa, non è detto da nessuna parte. A me è una cosa che piace molto, perché l'ho fatto nelle mie passate stagioni, quando allenavo in Serie A l'ho fatto con l'Atalanta, giocando con due esterni molto offensivi, con due attaccanti, un trequartista e un attaccante, addirittura con un regista che aveva solo attitudini offensive, che costruiva gioco. L'abbiamo fatto, però era una squadra che si conosceva molto bene, era una squadra che aveva raggiunto degli equilibri ed era una squadra che stava bene a livello sia fisico che mentale. A me questa cosa non dispiace, l'ho cominciato a mettere dentro, però credo che ci vorrà un attimino di tempo ancora. Quindi confermi Cesena? In linea di massima sì. C'è una Ternana ricca di essi. Sì, esatto, fu l'anno della Latina. Sì, 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 fu quello là. Sì, 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 fu quello. Fu quell'anno là. Raccontarci un po' lo stato di salute della sua squadra. La squadra sta abbastanza bene, insomma, niente di straordinario, salvo Fedele, che ci ha avuto la febbre questa settimana e non potrà essere dei nostri, così come Morleo, che ha avuto c'ha un problemino muscolare, quindi non è il caso di rischiare nulla. E poi i soliti, per il resto siamo tutti, la squadra sta molto bene, viene da una buona gara in trasferta contro il Cesena, secondo me. Giocata con grande intensità, specialmente nel primo tempo. È vero che poi nel secondo tempo il giudizio, anche mio a fine gara, è stato di... pensavo di aver visto una squadra un po' più... Invece no, anche nel secondo tempo secondo me non abbiamo fatto male. Abbiamo fatto discretamente bene. E quindi quella è un po' la strada da ripercorrere per quello che riguarderanno le partite fuori casa, perché poi le partite in casa io alla squadra non posso dire nulla. Qual è secondo te l'ingrediente che serve per riniziare la loro marcia giusta? Io non lo so, io posso parlare dal 7 novembre oggi. Dal 7 novembre oggi non so che classifica ha il Bari, perché chiaramente non posso parlare di quello che è successo prima, perché non c'ero. Io credo che se andiamo a guardare le partite dal 7 novembre, dalla settimana successiva al 7 novembre, a oggi, credo che il Bari sia in una posizione di classifica, non so, forse quarta, quinta, non so come, l'avete fatto per caso sta statistica? Non l'ho fatta. Per cui tutto sommato è chiaro che se poi ci mettiamo il pezzo precedente è normale, siamo un po' in ritardo, siamo un po' in difficoltà, perché in difficoltà, tra virgolette, perché vorremmo stare molto più avanti in classifica, ma non ci siamo, perché siamo stati sempre di rincorsa. Però io, ragazzi, ripeto, giudico solo quello che ho visto io, non mi permetto di giudicare il lavoro degli altri, ci mancherebbe, non l'ho mai fatto in vita mia, figuriamoci. Per quello che riguarda il lavoro fatto da questi ragazzi sotto la mia gestione, tranne che nella partita di Cittadella, non li posso dire nulla. Ma come si può guarire da questa vendetta, sindrome della trasferta? Ci vuole calma, parlarne meno possibile, e bisogna fare un risultato. Una volta fatto questo, sicuramente la squadra si sbloccherà anche a livello psicologico, e sono convinto che sarà capace di vincere anche fuori casa. Senti, quel gol di Floro Flores meritava un rispetto. Per rispetto dico, meritava di valere 3 punti. Lo so, magari se avesse messo dentro quella palla che gli è capitata pure a lui nel secondo tempo. Lo so, ma questo fa parte del gioco, ripeto, noi abbiamo fatto una partita importante contro una squadra in salute, su un campo difficilissimo. La squadra ha fatto molto bene, io vi posso garantire che ho ricevuto messaggi e telefonate da addetti ai lavori con grandi complimenti, perché hanno visto una squadra dagli stessi
dirigenti del Cesena, Garino, Voschi, m'hanno fatto. Cesena di voi avresti fatto qualche mossa diversa? Ma sempre. Non c'è partita che poi rivista non ti induce a pensare che forse era meglio fare una cosa diversa dall'altra. Questo capita sempre, specialmente a me, che io vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Però la partita alla fine l'abbiamo fatta, siamo contenti, è stato un buon punto che acquisterà una valenza e un'importanza grandissima se domani riusciremo a vincere. Allora. Sì, no, non è, secondo me non è una fase critica, perché sai, qualche settimana fa ha vinto col Cittadella che a noi ci aveva strapazzato, eh? Quindi sai, bisogna stare molto attenti. E l'insidia può essere di pensare che sarà proprio una partita facile, invece sarà una partita tremendamente difficile, per cui alla squadra è da lunedì che glielo dico, bisogna fare, tra le altre cose, noi più delle altre, bisogna approcciare ogni gara come se fosse l'ultima, quella decisiva per raggiungere un obiettivo, poi l'obiettivo ognuno fissa il suo. Però noi dobbiamo ragionare così, perché non possiamo perdere tempo. Perché è importante questo mini ciclo, per carità, si guarda la partita, però adesso comincia a giocare a partita, sì. Poi domani, poi venerdì, poi sì, sì. Beh, quello capita, perché noi ci hanno messo in anticipo, però parlo della partita di venerdì, chiaramente. Più che sto miniciclo, guarderei più quello di aprile, che ho già citato un'altra occasione. Sono due cicli da sette partite. Guarda, sì, però quello di aprile è molto più complicato, perché ne prevede sette in un mese. Quindi credo che quello possa essere alla fine decisivo per una serie di situazioni. Ma dobbiamo arrivarci bene, però. Sempre, l'abbiamo già detto. Bisogna arrivarci assolutamente bene. Morleo è recuperato? No. Volevo chiedere come sta vedendo Greco. Greco, crescita, oppure ci bisogna ancora un po' di aspettarlo? Io domenica l'ho fatto giocare, l'ho detto dopo la partita, per dargli un po' di minuti, perché del resto questi ragazzi che abbiamo preso dobbiamo andare anche incontro, o meglio, dobbiamo aspettarci da loro anche qualche partita meno brillante, però se non li facciamo giocare è inutile averli presi, certo. Quindi io a lui domenica gli ho regalato quei 20 minuti, perché voglio che ricominci ad annusare il pathos agonistico, insomma, anche se non mi potevo aspettare che Greco mi cambiasse completamente gli equilibri e l'identità della squadra, però piano piano bisogna cominciare a metterli dentro se li vorremmo far arrivare ad aprile, come dicevamo prima, in uno stato di forma accettabile. Mister, Flo Flores dopo la partita di Cesena ha detto rivolto quasi una pelle ai compagni, dobbiamo essere più maliziosi. Sì. Ma più maliziosi, ma tutto sommato noi abbiamo preso cose su una protezza balistica di Ciano, quindi non è. Io sono convinto che, chissà, forse se senza quel gol avremmo potuto portare a casa magari il risultato pieno, perché poi a volte ci vuole anche un po' di fortuna. Poi ci sono gli avversari che vanno rispettati, gli avversari sono bravi, il Cesena era partito per fare un campionato di un certo tipo, quindi c'ha giocatori validi. Sì, forse un po' più, magari un po' più cattivi, perché poi ci abbiamo avuto la palla per il 2-1 che è capitata proprio nei suoi, quindi sì, forse lì dobbiamo essere, però la palla è uscita fuori di tanto, così, insomma, sai, quando ti vai ad attaccare al mezzo centimetro è difficile. L'abbiamo fatto bene lì, ha calciato in diagonale, è andata fuori. Sono convinto che è anche una questione un po' di, ripeto, un po' di pressione psicologica, perché ad esempio quando ci hanno pareggiato poi subentra la paura, ora che succede. È una squadra che ancora da questo punto di vista fuori casa non è molto libera, e ci dobbiamo lavorare. Ma slittamenti no, perché se ti riferisci a Cassani, insomma, ha giocato tutto il girone d'andata. No, Sabelli rimane nel suo ruolo naturale, e lì abbiamo due interpreti, uno è Dabralà e uno è Cassani, quindi. Sì, mister, a proposito, diciamo, degli ultimi metri, voi a Cesena avete fatto un tempo praticamente nella metà campo loro, molto spesso anche col Perugia, può essere a volte anche un fatto proprio di scelta, cioè che negli ultimi metri per arrivare più al tiro bisogna a volte essere un po' più lucidi proprio nella scelta della giocata da fare? Ma è normale che quando lavori negli ultimi 30 metri e gli spazi diventano più stretti e le maglie difensive sono più dense degli avversari, è normale che lì conta molto la precisione dell'ultimo passaggio, insomma, la scelta migliore, è normale. In alcuni casi l'abbiamo fatto, direi bene, in alcune manovre siamo stati bravi, in altre dobbiamo crescere in questo diventa chiaro che con le squadre che si difendono in 30 metri, in 40 metri, come succedeva spesso nel primo tempo a Cesena, lì la giocata finale diventa determinante, e in queste cose qui dobbiamo migliorare. In chiave di due, dai, attuale classifica della Serie B, è un po' particolare, perché ci sono queste quattro, sì. Un po' di distanza, no? La domanda, sì, a quale immagino che per te non sia semplice rispondere, o comunque vi dà una risposta
Cioè l'obiettivo del Bari è fare il massimo possibile, fare il meglio possibile, vabbè, però entrare in playoff o tu pensi che ci possa essere una buona possibilità di meglio che il terzo e quarto posto? Pensa che là è lì, questo non lo so. Lo so. Una posizione di mirino praticamente. La posizione di mirino è oggi cercare intanto di consolidare i playoff, perché non siamo neanche dentro per differenza rete in questo momento. Siamo dentro come classifica perché abbiamo fatto gli stessi punti dell'Entella, però non siamo dentro. Quindi l'obiettivo è intanto consolidarli questi playoff. Una volta che saremo riusciti a consolidarli andremo a vedere se si può fare qualcosa di diverso. Ma ripeto, il problema è che non dipende da noi. Il problema è che dipende anche dagli altri, perché se tu continui a fare, per ipotesi, tu fai molto bene, ma gli altri fanno bene altrettanto, diventa difficile poi. Ma però noi ci dobbiamo provare assolutissimamente, non dobbiamo pensare che la classifica, a mio avviso, è ancora da definire. È chiaro, nelle posizioni più importanti, credo che ormai, bene o male, se la giocheranno quelle due squadre, forse, perché il divario è un po' netto, però anche in questo caso non si può mai sapere, quindi guai poi a dare... No, è una corsa contro tanti avversari, è normale, quindi devi sperare che qualcuno cali, tu devi cercare di migliorare la classifica, però ecco, io dico, noi l'obiettivo più importante nostro è fare bene tutte le partite, riuscire, poi vedremo, poi la classifica la andremo a leggere quando sarà definitiva. Mister, la Lega di Serie B praticamente senza presidente, sì, Voli si è candidato alla presidenza della FIGC, il Latina ha chiesto il fallimento pilotato. Ma non credo che queste sono tutte problematiche che si possono verificare quando c'è in questo caso l'elezione di un presidente, che ci sono dei candidati, è normale, ma non credo che se ne possa risentire. Quello che è successo fuori dal campo non esula completamente dal discorso tecnico-tattico, insomma noi dobbiamo essere concentrati sulle nostre gare. Quello che accade intorno e che non riguarda in maniera particolare la sfera Bari ci può interessare, ci interessa meno, lo guardiamo con grande attenzione perché comunque riguarda il nostro campionato, però ecco, non credo che possa dare problemi, insomma, a livello di regolarità, insomma, non c'è nessun tipo di problema. Mister, l'impressione nell'ultima partita è che Brianzi si sta sacrificando moltissimo, sì, per la squadra, e che forse soprattutto nei secondi tempi stia pagando, sì, un po' il girone di andata in cui ha speso molte energie, sta pensando magari anche non so se domani, non so se nelle prossime gare, ora vedremo. Io, guarda, io non, siccome la vita non me la complico, perché è già tanto complicata, io guardo solo e esclusivamente gli allenamenti e magari parto inizialmente durante la settimana, io inizio con idea, perché vedo la partita e comincio con idea. Poi l'idea però deve essere sempre confortata da quello che vedo durante l'allenamento. E se poi l'allenamento non mi conforta, io cambio in continuazione, cambio sempre idea, perché vivo molto l'allenamento e quindi sapesse quante idee mi furono in testa durante la settimana, proprio in funzione del fatto che magari durante l'allenamento un giocatore può essere meno brillante, poi il giorno dopo torna a essere brillante, poi riperde brillantezza, e quindi sai, di situazioni ce ne possono essere tante, però faccio decidere al campo. Il campo è il miglior amico dell'allenatore. E quindi non sono uno di quelli che dice, per esempio, ma no, sai, il mercoledì si fa la partita infrasettimanale, c'è un luogo comune nel calcio che recita, ma male il mercoledì se giochi in Serie A il giovedì, bene la domenica. Secondo me è una stronzata, non ci credo molto, se no l'allenamento come fa? Allora guardo molto l'allenamento, è un'idea che ci può stare questa qui, perché Brianza è un giocatore che ha tirato molto la carretta, ha giocato tantissimi minuti, ha saltato pochissimi allenamenti, come ha giocato sempre, praticamente tranne 10 minuti, è uscito domenica 10 minuti dalla fine, ma è stato un cambio per preservarlo, non tattico, perché avevo paura al campo sintetico, lui il sintetico un po' lo soffre, volevo preservarlo un pochino. Però questa può essere una chiave di lettura che magari potrà anche verificarsi, non so quando. Vedremo il campo di allenamento cosa ci dice. Sì, è un po' è un ragazzo che non gioca da parecchio tempo, con una
grande prestanza fisica, e quindi per questi ragazzi qui che sono arrivati col mercato di gennaio, dovete, per farvi capire bene com'è lo scenario, è come se noi stessimo in preparazione adesso con loro. Sai, esatto, la stagione, fate finta che la stagione comincia a luglio, no? Ok, solitamente le squadre cominciano a luglio, poi comincia a giocare le prime partite, la Coppa Italia, che ti servono per entrare in grande condizione. Poi solitamente da quando comincia il campionato si dice un mese, 40 giorni per trovare la condizione migliore. Ecco, con questi ragazzi arrivati in quel periodo lì siamo in preparazione, c'è una sorta di preparazione, insomma, anche perché non è tanto il problema che non si sono allenati. La cosa peggiore è che non hanno giocato, e non c'è cosa più performante per un giocatore che la partita. Conto, ci sarà un Bonachedo che sembra particolarmente motivato a mettere le sue dichiarazioni, cosa ne pensi? Vabbè, che penso bene, che devo pensare? Bonachedo ora è un giocatore stipendiato dalla Ternana, un giocatore molto bravo tra le altre cose, quindi è giusto che ora faccia il massimo per la squadra che rappresenta, come credo lo ha fatto nella breve parentesi Barese, anche se poi non ha giocato molto per problemi fisici. Va bene così? Va bene. Grazie a voi. Buon proseguimento, buona giornata.